La tua uscita sul Monte Fuji mi è stata di grande ispirazione. E i pezzi di questo mostro di Vega hanno fatto il resto. Ecco che ti suggerisco per migliorare Goldrake. Ho finito. Sarà meglio che informi tuo padre di queste modifiche, però. Lo troverai nell'infermeria, al capezzale di Alcor. Eccoti qui, figlio mio. È bello vederti. Come sta Alcor? Meglio, credo. È chiaramente addormentato. Ne siete sicuro? Molto sicuro. Sapete che Idargos ci ha contattati di nuovo? Purtroppo sì. Ayashi mi ha fatto sentire il suo messaggio. Quel mostro non perde tempo. Tutto ciò che temevo si sta avverando. La guerra non si è fermata su Flid. È già arrivata qui. Oh, Flid, la guerra? Di che cosa parli? Allora sei tu il pilota del robot. Goldrake. Questo robot si chiama Goldrake. Padre. Per quanto a lungo credevi di potergli nascondere la verità, Actarus? Dottor Procton, si spieghi. 2 anni fa ho preso con me Actarus, vero nome Duke Flid. Quello fu il mio primo contatto con la vita extraterrestre. Avrebbe potuto essere il giorno più bello della mia vita. Ma quando mi spiegò cosa fosse Flid e che cosa gli era capitato, ho preferito che la sua esistenza qui rimanesse segreta. E lo considera suo figlio? L'ho adottato. Duke Flid è stato in grado di fuggire grazie all'UFO robot Goldrake. I suoi genitori e la sua famiglia non sono stati altrettanto fortunati. Era mio dovere offrirgli una nuova vita qui sulla Terra, così come è mio dovere proteggere questo pianeta. È il nostro dovere, padre. Proteggeremo la Terra insieme. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo fermare i piani di Idargos. Aspetta. Vengo con te. Non ho bisogno dell'aiuto di un ragazzino. Ragazzino? Fatti avanti e combatti. Ti renderai subito conto che non sono un ragazzino. Basta, ragazzi. Alcor, sembra che tu stia meglio. Ma se vogliamo che tu rimanga tutto intero, dovremo armare il TFO e farlo insieme. Quanto a te, Actarus, hai un'identità segreta da proteggere. Torna alla fattoria e nascondi il tuo dolore con Rigel. Ci incontreremo di nuovo domani. Va bene. Tornerò alla fattoria della famiglia Makiba. Spero che ti rimetterai presto, Alcor. Sto bene. Non ho intenzione di lasciarti andare da solo. Qualche giorno dopo, alla fattoria Betulla Bianca. La Terra è in pericolo. Ma io la difenderò. Le sue foreste, i prati, i fiori e la dolce aria che respiriamo. Non voglio che diventi un pianeta morto.
Hai sentito di quel robot gigante, Actarus? Oh, mi piacerebbe vederlo. Invasori, avrete quello che vi meritate. Ti ricordi la lezione sui portali giapponesi? I torii, Actarus? Quelle grosse cose rosse davanti ai templi. Volevo andare in bicicletta a vederli, ma papà non mi fa uscire. Se almeno potessi segnarli su una mappa, la mia insegnante sarebbe felice. Mi potreste aiutare? Papà ti lascia uscire. Vedrò che posso fare, Mizar. Ma devi promettere che rimarrai qui, va bene? Lo prometto! Ti ricordi la lezione sui portali giapponesi? Se almeno potessi... Vedrò che posso fare, Mizar. Lo prometto! Non farmi gli stessi scherzetti degli ultimi giorni, Actarus! Il vecchio Rigel mi ha dato tutto il tuo lavoro! La prossima volta che te la svigni farò la spia, ti avverto! Non ti ho detto niente che non fosse vero! Qualche genio ha già aperto una catena di ristoranti ispirati a quel robot! Puoi procurarti il loro menù? Mi farebbe bene un po' di ispirazione. Actarus si degna di mollare la sua chitarra per aiutarci! Abbiamo molto lavoro da fare, ragazzo! Sono passati giorni da che tuo padre ci ha presentato il suo nuovo pupillo, ma Alcor non è molto più utile di quanto lo sia tu! Questo pilota ha solo occhi per il suo disco! Venusia contava su di te per aiutarla a scavare. Mia figlia si aspetta delle spiegazioni. Spero che tu abbia una buona scusa, piccola peste! Spero che tu stia ancora indagando riguardo le mucche scomparse, Actarus. Non permetterò a nessuno di rubarci il bestiame. Se troverai il ladro, fammelo sapere! Ho una corda pronta per lui! Caput! Spero che tu stia ancora indagando riguardo le mucche... Se troverai il ladro, fammelo sapere! Ho una corda pronta per lui! Caput! Ciao, Venusia. Scusami per questi ultimi giorni. Non sono stato molto di aiuto. Però mi farò perdonare. Lo prometto. Non preoccuparti, Actarus. Sempre che tu voglia parlare con Mizar per me. Mi ha fatto degli scherzi ultimamente. Ah, davvero? Di solito Mizar è un bravo bambino. Sì, lo è. Ma purtroppo, da quando ha conosciuto Alcor, non fa che guardare le stelle. Temo che diventerà come suo padre. Ci parleresti? So che ti ascolterà. Nessun problema, Venusia. Gli parlerò io. A proposito, hai avuto modo di fare una lista di tutte le competizioni sportive qui intorno, come avevi promesso? Con o senza il consenso di papà, mi iscriverò.
un disco proprio come quei brutti alieni. Solo che il suo adesso può sparare missili. Vega non ha scampo. Ha promesso che mi porterà a fare un giro con lui dopo la sua prossima missione. Piano, Mizar. Di che missione parli? Non te l'ha detto. Alcor è andato al centro di ricerche per fare il punto della situazione con il dottor Procton. Dovresti vedere la sua nuova potenza di fuoco. Però papà non mi fa uscire da quando c'è stata l'invasione. Bene, vado a vedere di che si tratta. E tu cerca di essere più calmo, Mizar. Giocando col fuoco rischi di bruciarti. Ora vai ad aiutare tua sorella, d'accordo? Ti ricordi la lezione sui portali giapponesi? Se almeno potessi... Vedrò che posso fare. Stavo cercando te, Alcor. Mi è stato detto che andrai in missione. Avresti potuto dirmelo. Avrei potuto, ma ho pensato che non ti sarebbe interessato aiutare un ragazzino. Alcor, sai bene quello che volevo dire. Se Vega sta pianificando qualcosa di nuovo, due teste sono meglio di una in ogni caso. Allora sappi che degli UFO sono stati avvistati sopra l'arcipelago. Però Hayashi mi ha detto anche di uno strano incidente nella zona della diga. Dovresti parlarne con lui, no? Lo farò. Ma conto sul fatto che mi aspetterai. Dobbiamo rimanere insieme. Chiaro? E Cristallino? Yamada mi ha dato le informazioni, padre. E Alcor mi ha detto degli UFO che volano sopra l'arcipelago. Ditemi tutto. Temo il peggio. Le tue preoccupazioni sono ben fondate, Actarus. Secondo questo rapporto, una delle nostre grandi dighe potrebbe essere danneggiata. Questa non è una coincidenza. Né lo è la presenza di dischi sopra le isole. Per fortuna, Alcor è uscito per un volo di ricognizione. Padre, sapete quanto sono pericolosi quelli di Vega? È vero, figlio mio. Però se vogliamo sconfiggerli, dobbiamo lottare insieme. Mi fido del tuo istinto. Quale missione pensi sia più importante?
Possiamo indagare sulle dighe o controllare Alcor dal centro di ricerche. A bordo dell'oggetto volante terrestre raggiungerà l'arcipelago in un batter d'occhio. Se Vega distruggesse quelle dighe, le nostre città verrebbero inondate e la corrente elettrica sarebbe interrotta. Salirò subito a bordo di Goldrake. Ok, controllerò i tuoi progressi dal nostro supercomputer. Goldrake! Goldrake! Avanti! Le nostre dighe sono in pericolo. Dobbiamo localizzare le truppe di Vega e impedirgli di attaccare ancora. D'accordo. Volerò il più vicino possibile a quelle gole. Quegli assassini devono essere da qualche parte. Eccovi. Contatto visivo con le unità di Vega, padre. Presto, sbarazzati di quei mostri, Actarus. Esploranti! Lana rotanti! Queste gole sono strette. Lana rotanti! Missili perforanti! Che cos'è quella cosa? Una nave madre. Questo può voler dire solo che le forze di Vega stanno preparando di nuovo un piano di invasione. Actarus, è terribile. L'intera regione sta segnalando bombardamenti di massa. In questo caso, devo rintracciare la loro nave minore. Speriamo che quella nave madre aspetti il suo turno. Missili perforanti! Hayashi ha appena intercettato un messaggio. Ehi, Dargos! Attirate Goldrake fuori dalla portata del nostro disco! Attaccate una diga immediatamente! Padre, devo cambiare rotta. Quella cosa avrà ciò che si merita. Le forze di Vega stanno facendo tutto ciò che possono per tenerci lontani da quel disco. Una ragione in più per distruggerlo. Alcor! Non lascerò che suo figlio combatta da solo, dottore. La Terra ha bisogno anche di me. I rinforzi stanno arrivando. Resisti, Actarus! Missili perforanti! Credevo che le mie ali fossero più piccole. Missili perforanti! Lana rotanti! Non è finita, Actarus. Ho appena intercettato un nuovo messaggio da una diga. Le cose non si mettono bene. I dischi che sono sfuggiti allo spacer saranno loro. Trovali prima che facciano altri danni, figlio mio. Missili perforanti! Lana rotanti! Lavoro eccellente, Actarus. Sapevo che lo spacer non ci avrebbe delusi. Non abbiamo visto ancora niente delle forze di Vega. Se una nave madre si nascondeva da queste parti, le sue truppe infernali sono già atterrate. Meno male che mi sto avvicinando alla tua posizione. Diamo una lezione a questi guerrafondai. Missili perforanti! E ora fuori!
Goldrake, avanti! Eccoti, Actarus. Allora, che ci fanno qui le truppe di Vega? Finiscono ciò che non potevano fare dal cielo, non c'è dubbio. Una ragione in più per pattugliare la zona. Andiamo! Raggio antigravità! Controllo ferroviario, qui è Asco, sul treno 11F22. Siamo sotto attacco! Hai sentito, Actarus? Quel treno è in pericolo! Sbrigati, Actarus! Assicurati che la gente sia al sicuro! F22. Qui è Goldrake. F22. Mi sentite? State bene? Un po' scossi, ma ancora tutti interi. Grazie, Goldrake. Sono contento. Posso sapere da dove venite? Da molto lontano. Tutti i treni sono stati sequestrati quando è iniziata l'invasione. Come mai? Per trasportare equipaggiamenti, cibo e persino soldati. È rischioso, ma qualcuno deve pur farlo. Sei molto coraggiosa. Non direi. Sto solo cercando di rendermi utile. Aiutare gli altri è importante. Niente di più vero. Allora forse potresti aiutarmi? Devo portare questo treno in città, o il loro ospedale sarà in difficoltà e a corto di risorse. Nessun problema. Ti scorteremo. Va bene. Attivare il generatore di trazione. Il giunto di potenza. Partiti! Non ti perderemo di vista. Ci stavano aspettando! Raggio antigravità! Andiamo, ma non abbassiamo la guardia! Attento! Davanti a te! Bloccheranno la strada! Antigravità! Procediamo! Raggio antigravità!
Oh oh. Prima dovrai liberare la strada con i tuoi pugni, Actarus. Attento! C'è una bomba su quel ponte! Dobbiamo neutralizzarla a tutti i costi! Ripartiamo! Oh no, eccoli che tornano! Procediamo! Raggio antigravità! Antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Stanno cercando di bloccare il treno. Raggio antigravità! Raggio antigravità! Vedi quello che vedo io, Actarus? Il treno è bloccato, ho bisogno di aiuto! Ah, un'altra bomba! Questa volta ci penso io, Actarus! Attento! Un'imboscata! Là, un'altra bomba! Questa è tua, Actarus! Raggio antigravità! Raggio anti... Ripartiamo! Scommetto che quei senza legge di Vega non hanno neanche fatto il biglietto. Diamogli una lezione. È ripartito! Eccoci arrivati! Ora dobbiamo solo scaricare. Vi ringrazio tanto, miei nuovi amici. Di attaccare le loro città. Schierarsi immediatamente! Avete sentito, ragazzi? Le truppe di Hidargos stanno convergendo su di voi. Prepariamoci a dargli un caldo benvenuto. Alcor, proteggi il treno durante lo scarico. Mi occuperò io dei nostri amici. Perfetto! Raggio antigravità!
Raggio antigravità! Raggio! Ne vogliono ancora! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Attento, ne arrivano altri! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Fatto! Abbiamo trasferito tutte le nostre scorte all'ospedale. Questa città e i suoi feriti sono fuori pericolo. Lo spero. Devo andare via adesso. Ci sono ancora tante cose da fare. Grazie di tutto! Antigravità! Boomerang elettronici! Boomerang elettronici! Non mi piace l'aspetto di quell'acqua. Cerchiamo di trovarne la fonte, Actarus. Potrebbe fare luce su alcune cose. Sali in alto per scoprire che cosa sta avvelenando l'acqua, Actarus. Puoi farcela, Actarus. Hai solo bisogno di un po' di slancio.
Siamo sulla strada giusta, Actarus. Avete finito di giocare a nascondino, miei cari. Raggio antigravità! Antigravità! Ben fatto. Sta attento, Actarus. Vega ha interrotto la fornitura di acqua potabile. Dovrai liberare la sorgente per ripulire il fiume. Ce l'abbiamo fatta! Ben fatto, figlio mio. Teniamo d'occhio i corsi d'acqua. Altri fiumi potrebbero essere a rischio. Raggio antigravità! Antigravità! Forze di Vega hanno chiaramente avvelenato il fiume. Torniamo alla fonte. Andare più in alto dovrebbe aiutarti a localizzare la fonte di questi fiumi, figlio mio. Goldrake prenderà morsi questa roccia. Actarus, Ayashi ha appena intercettato un messaggio. Sembra urgente. Più veloci, branco di idioti! L'acqua è la loro risorsa più sacra.
Dobbiamo colpirli duramente. Quando si tratta di devastare la natura, Hidargos è molto creativo. Devo trovare le sue truppe. Perfetto, siamo sulla strada giusta. Con un po' di rincorsa, Actarus, dovresti riuscire a raggiungere l'altro lato tranquillamente. Eccoli che arrivano. Impediamo a questi mostri di inquinare l'intera zona. Raggio antigravità! Raggio antigravità! Antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Perché questi demoni stanno attaccando le sorgenti? Stanno cercando di causare un'inondazione o di avvelenare l'acqua. In ogni caso, stanno tentando di utilizzare la natura contro di noi. Oppure, quello che stanno versando nell'acqua è fertilizzante per il loro prezioso Vegatron. Dobbiamo indagare, ma prima dobbiamo fermarli. Boomerang elettronici! Boomerang elettronici! Altro fiume contaminato. Devi tornare alla sua fonte, Actarus. Boomerang elettronici!
Siete sulla strada giusta, ragazzi. Goldrake salterà più lontano con un po' di rincorsa, Actarus. Questo mostro di Vega sta supervisionando le operazioni? Dovrò stare attento. Raggio antigravità! Raggio antigravità! Antigravità! Lavoro eccellente, Actarus. Questi fiumi sono essenziali alle gole, nonostante la loro aridità. E grazie a te, ora sono salve. Grazie. Sto solo facendo il mio dovere, padre. Ed è lontano dall'essere terminato.